Siamo con Matteo Marconcini direttamente dall'Ungheria. Intanto, Matteo, complimenti perché per l'Italia è un risultato storico questa tua medaglia d'argento. Grazie mille, sì, 10 anni che non succedeva e sono venuto qui per rompere questa mancanza e ci sono riuscito. Oggi stavo veramente bene, anche se non me l'aspettavo, perché comunque fisicamente erano un po' di mesi che stavo da cani, diciamo, però oggi incontro per incontro stavo sempre meglio, fino alla finale sono stato veramente al top della forma e mi sono sentito benissimo. Senti, al di là della finale, qual è stato l'avversario piuttosto che hai affrontato? Perché alla fine hai dovuto fare i conti con i più importanti nel ranking. Sì, devo essere sincero, è stato un mondiale un po' strano, come tutte le gare nel judo. Tanti hanno perso, tanti favoriti erano così così, sai, è sempre una gara secca e non si può mai azzeccare bene la preparazione. Io l'ho azzeccato, l'ho fatto con tanti avversari che avevo già trovato in passato, ci sono state delle rivincite per me e ci sono state delle riperdite per quelli che avevano già perso con me. Comunque tutti i cani, come si dice in gergo, sempre incontri tirati, infatti il mio viso non dice qualcosa, ho fatto la doccia, stavo per morire e quindi sono veramente contento di questo. Senti, ad Arezzo c'è stata una mobilitazione generale, il quartiere di Porta del Foro oggi ha aperto i battenti alle 15:30 per seguirti in diretta, poi insomma tanti amici ti hanno seguito via Facebook e non solo, a loro che messaggio mandi? Ho visto quasi tutto e sono contentissimo di questo. Avere la mia città alle spalle mi dà una potenza infinita, se non neanche ti immagini quanto, perché è uno sport che comunque non viene seguito spessissimo e avere la propria città che io amo e rispetto un sacco con me mi è servito un sacco. Adesso torno come anno scorso. L'anno scorso sono tornato dopo le Olimpiadi, mi hanno fatto una gran festa e mancava la medaglia. Quest'anno torno per il Saracino e ci sarà una festa, una bolcia, sicuramente, perché io sono contento e loro saranno sicuramente contenti. La medaglia in Italia mancava dal 2007, manca la lancia dal 2007, speriamo di rompere il ghiaccio anche con la ciotola, dai.